Ciao ragazzi, sono in Mongolia e da 7 giorni più o meno che stiamo vivendo nelle yurte in mezzo alle praterie e è capitata una cosa che mi ha fatto avere un sacco di considerazioni. Sapete tutti che io ho una lunghissima storia di disturbi alimentari e di anoressia. Diciamo che è guarita, ma la percezione e il rapporto con il mio corpo è ancora ad oggi complesso, quindi sono normo peso, mangio, sto bene, però questo continuo rapporto col mio corpo e con il giudizio del corpo esista ancora, ecco. E da quando siamo qua mi sono resa conto, tempo 2 giorni, che nelle yurte 7 giorni, 8 che stiamo passando qua senza specchi, io sto molto 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 meglio con me stessa e quindi ho detto aspetta, ma ragioniamoci. Sapete che sono psicologa, ho detto voglio veramente ragionarci bene del perché questo accade. Ho fatto i punti per parlarvene. Secondo me una vita senza specchi uno impedisce di essere vanitosa, nel senso che la vanità io l'ho sempre collegata al fatto che qualcun altro ti vede e quindi tu vuoi essere più bella, più brava, la migliore, ma io nella mia testa ho sempre pensato che la vanità fosse strettamente collegata agli altri. E invece, non vedendo lo specchio, mi sono resa conto che la vanità è legata a noi stessi. Cioè noi diventiamo vanitosi nel momento in cui possiamo guardarci, ammirarci, giudicarci e dire così sono veramente bella, così sono più così, con questa cosa prendo di più. Cioè è lì che inizia la vanità. Ed è bello un mondo senza vanità. Cioè non ho visto vanità in Mongolia e mi sono sentita davvero bene, davvero davvero bene. Altra roba che accade è che non avendo lo specchio sei perennemente concentrata, quello che accade a me, sulle tue sensazioni, su quello che provi tu, non su quello che sembra o su quello che vedi. Questa roba è super interessante perché poi sono andata un po' a rifarmi e riguardarmi le ricerche in psicologia e si dice che anche quando si cresce, si è bambini, lo specchio lo usiamo tantissimo per dire sono felice, mi guardo, sorrido, ah ma allora sono veramente felice, no? C'è tutta questa storia dei neuroni specchio che poi ovviamente entrano in questo rapporto con lo specchio, che come se ci dessero conferma o disconferma di quello che noi sentiamo. Però di avere tante patologie, questo rapporto secondo me è sbagliato. Dopo un po' nella società in cui viviamo oggi è completamente sfalsato. E invece rimanendo ancorati solo a quello che sento, se io mi sento bene e non mi vedo allo specchio mi sento bene, fine. Non c'è questo continuo giudizio paragone, anche perché altra cosa molto interessante, quando ci guardiamo allo specchio perché ci iniziamo a giudicare? Perché noi cerchiamo allo specchio l'idea immaginaria ideale che abbiamo di noi stessi, che è un'idea ovviamente super perfetta perché è quella che vorremmo arrivare. Quindi nel momento in cui noi ci guardiamo allo specchio non siamo in grado di vederci dicendo ah questa sono io, wow, no, noi confrontiamo l'immagine che vediamo con quella che è la nostra immagine ideale che vorremmo raggiungere, quindi sarà sempre giudicante. È molto difficile smettere di giudicarsi allo specchio, appunto siamo meno in contatto così, meno centrati sul qui e ora, sulle nostre sensazioni. Senza specchio è pazzesco, se tu ti senti bene stai bene, se tu ti senti male, ok, se tu hai fame mangi, cioè non c'è questo continuo dinamica di verifica e di controllo di quello che stai vivendo. Mi sono resa conto che gli specchi non sono necessari e questa roba mi ha spiazzato, perché non so se voi ci fate caso, ma noi in casa siamo pieni di specchi. Cioè se io penso a casa mia ho gli specchi vicino all'armadio, gli specchi in bagno e basta. Ma vi giuro che io gli specchi in camera, nell'armadio, prossima casa li tolgo e terrò un solo specchio in tutta la casa. Chiamo specchi ovunque, specchi nei negozi, specchi fuori dai negozi, specchi tipo a Seul ci sono specchi, a un certo punto in giro per la strada ho scritto il nome del negozio per farti un selfie allo specchio. Cioè io penso che non esista camminare per più di 10 metri, 15 in una città senza vedersi lo specchio, perché gira uno specchio c'è. Ah, l'altra cosa che ho notato è che non guardandoti lo specchio, il tuo filtro sono poi gli altri. Quindi se qualcuno ti dice che sei sporca te lo dicono gli altri, tu non sai dove. Se qualcuno dice sei bella, tu devi molto più crederli. Invece facciamo una cosa tipica. In una società così dove non ci sono gli specchi e gli altri sono il filtro, mi sono resa conto che essere belli ha molta meno importanza. Ah, l'altra cosa che ho notato è che in questo modo non c'è la competizione. Anche lì io erroneamente pensavo che la competizione, ad esempio, tra donne nascesse tra le donne. Tra le donne, nel senso che io vedo una ragazza più bella di me e dico ok, però di nuovo, io vedo una ragazza più bella di me, come faccio a sapere se è più bella di me? Perché mi do ora allo specchio a giudicarmi. E se non c'è lo specchio non c'è questa competizione. Cioè io ho apprezzato 3 donne in Mongolia, ma non mi sono mai comparata continuamente con loro. Una roba bellissima ragazzi, bellissima, giuro. L'altra cosa che mi aveva detto di dire Andrea, a un certo punto fa ma allora tu che fai tanti video, tante foto, tante cose, come ti sei sentita? Perché comunque hai continuato a usare il cellulare, no? E in realtà è stato molto diverso, perché essendo in questa settimana così centrata di nuovo su di me,
quando facevo la foto non avevo questo meccanismo giudicante così abituato, cioè è come se si fosse interrotto uno schema. Infatti mi giuro, ho paura di tornare a casa in questo momento, perché quando mi sento così bene con me stessa che riesco anche a un po' smettere questi processi di dire ho mangiato troppo, non ho mangiato troppo, devo mettermi la crema. Ecco, banalmente, mettermi la crema, non ho mai messo la crema perché dovevo fare la skincare routine, ho messo la crema perché mi sentivo secca, disidratata, mi tirava la pelle, ma mai perché dovevo farla. Oh, ragazzi, vi giuro, la percezione cambia. Ho apprezzato il mettermi le crema in maniera completamente diversa, e non come un senso del dovere, di dover cercare di farla tutti i giorni perché così la pelle mi stava meglio. Cioè, è pazzesca questa roba. E comunque, smettendo questo meccanismo infinito del mi guardo, mi giudico, mi guardo, mi giudico, anche quando faccio una foto, non sono più così controllante. E infatti uno dei miei consigli, quando, soprattutto per le persone che fanno questo lavoro, è non giudicare le foto mentre le hai fatte. Cioè togliti da quel posto, aspetta 3 giorni, poi riguardi le foto e scegli quale ti piace. Rischioso, perché magari poi non ti piace neanche una, ma non è vero, perché di sicuro dopo mesi ti piacerà una foto. Cioè a me capita sempre che ho scartato delle foto, passa un mese e le stesse foto che ho scartato mi trovo bellissima. Perché? Perché non ho quel meccanismo giudicante in quell'esatto momento. È pazzesca sta cosa. Il mio consiglio, quello che farò da adesso in poi, è di ritornare comunque a viaggiare tanto in luoghi del genere, perché è bellissima la sensazione che tutto quello che abbiamo non ci serve. È una roba pazzesca, cioè quando viviamo nella città, quando io torno dopo viaggi del genere, ho sempre voglia di regalare tutto, perché siamo pieni di roba inutile che non ci rende felice. E davvero non ci rende felice. Io ci sono stati dei momenti, perché sono andata in Mongolia, ho andato in posti dove potete capire, dove vivete una vita più semplice, così da riuscire a capire cosa davvero vi serve per rendere la vostra vita felice. Non sono un guru, è una cosa che ho imparato questa volta, molto probabilmente la perderò dopo 4 mesi che siamo di nuovo in questa società, che saremo di nuovo a Torino, perché purtroppo è così, e quindi dopo 4 mesi prenderò di nuovo un altro volo per ricordarmi esattamente che essere umano voglio essere. Quindi spero che questo video vi aiuti a essere un essere umano migliore, ma soprattutto a essere migliori con voi stessi o voi stessi, perché convivere con noi stessi penso che sia l'avventura più grande di tutta la vita, ma anche l'avventura più difficile. Cioè il matrimonio più difficile della vita siamo noi, ecco. Ciao, lasciatemi i commenti.